Signore e signori, benvenuti al Palafornelli Mezzo Corona per l'ottava giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A Beretta Femminile. Si affrontano la Pallamano Mezzo Corona e l'Ariosto Ferrara. Iniziamo dalle ospiti. Con il numero 77 il capitano Katia Soglietti, con il numero 1 Gabriella Vitale, con il numero 6 Chiara Ferrara, con il numero 8 Angelica Manfredini, con il numero 9 Mariana Tanic, con il numero 13 Martina De Santis, con il numero 14 Martina Lo Biondo, con il numero 16 Alessia Domi, con il numero 17 Luciana Fabbricatore, con il numero 22 Anna Maria Irone, con il numero 23 Maria Paola Visenti Ferper, con il numero 24 Maria Fernanda Marrochi, con il numero 29 Aurora Ianni, con il numero 44 Mari Tomova, con il numero 68 Chiara Medicini, allena Carlos Alberto Vito. Per il mezzo corona, con il numero 33 Eleonora Italiano il capitano, con il numero 3 Enrica Terrana, con il numero 4 Aurora Gislimberti, con il numero 5 Giorgia Fusina, con il numero 9 Martina Betta, con il numero 11 Deborah Agostini, con il numero 12 Elena Pedron, con il numero 13 Anna Saranovic, con il numero 16 Niki Razzica, con il numero 19 Violetta Vegni, con il numero 22 Luisa Dalla Valle, con il numero 27 Gianna Veronese, con il numero 44 Emma Girlanda, con il numero 46 Marica Pilati, con il numero 82 Anna Chiara Campestrini e con il numero 99 Arianna Buratti, allena Sonia Giovannini. Dirigono l'incontro i signori Ismail Idamu e Michele Tempone. Non si può più sbagliare, è il mantra per entrambe le squadre. È un diktat più che altro, imposto dalla classifica deficitaria per il mezzo corona che è lì in penultima posizione con il Malo a 4 punti e sa che deve difenderla per non incorrere nell'incubo della retrocessione diretta e per cercare di giocarsi il tutto ai play-out. Invece per il Ferrara il discorso è completamente differente perché non può più perdere punti per cercare di inseguire quello che è il sogno playoff lontanissimo, 8 punti, ma che matematicamente è ancora possibile, ma soprattutto deve scacciare anche l'incubo playout che purtroppo aleggiano lì solamente a 2 punti di distanza, quindi chiudere il campionato in anticipo e cercare la salvezza diretta per l'Ariosto Ferrara. Signore e signori, amiche e amici di Eleven Sports, benvenuti al Palafornai di Mezzo Corona. Si affrontano quindi le padrone di casa e le Estensi, situazione completamente opposta in classifica, ma tanta volontà da parte di entrambe le squadre per cercare di portare a casa una vittoria che, come abbiamo detto già in apertura, sarà fondamentale. Al mio fianco, come al solito, c'è Valentina Zanoner e a lei vado subito a chiedere come affronterà il Mezzo Corona questa partita, come risponderà invece il Ferrara. Buonasera a tutti, è Zanoner, Gianmarco, è Zanoner. Comunque, il Mezzo Corona come l'affronterà? Spero l'affronti come ha affrontato il primo tempo della partita di sabato scorso, con tanta tenacia, con tanta grinta e speriamo dica la sua come appunto sembrava dicesse nel primo tempo. Poi si è un po' perso questo Mezzo Corona. Inizia proprio adesso l'incontro, attaccano dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi in maglia rosa e pantaloncino nero le ospiti dell'Ariosto Ferrara, guidate da coach Britos, difende invece nel consueto completino bianco-blu il Mezzo Corona, che attaccherà poi dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, subito in attacco con Tomova, attenzione al passaggio per Tanic, ma commette un fallo in attacco, quindi è Mezzo Corona che recupera il pallone, attacca Girlanda, ha cercato lo sfondamento, la difesa estense, poi Anna Saranovic sblocca il risultato 1-0 adesso per il Mezzo Corona. 457esima rete per le rotaliane in campionato.
Adesso si ripropone in attacco il Ferrara guidato da capitan Katia Soglietti, una veterana della pallamano italiana, lei che è classe 77, che praticamente milita nel Ferrara dal 2003 e ne è capitano dal 2006, quasi 20 anni con la maglia delle Stenzi. Lei che proviene dal nuoto agonistico a 14 anni, poi lo switch per sua fortuna perché è diventata una dei pilastri della pallamano italiana. Nel frattempo altro errore in attacco per il Ferrara, qui Saranovic viene murata dalla difesa ferrarese, recupera però il pallone con astuzia e sagacia Anna Chiara Campestrini. Campestrini gira il pallone per Girlanda. Adesso lo scambio tra Campestrini e Vegni, che poi si appoggia su Saranovic. Ancora Girlanda, ha cercato Campestrini, poi l'appoggio per Saranovic, qui in contropiede il Ferrara, però sbaglia tutto Aurora Ianni, perdonatemi, Maria Fernanda Marrochi, e quindi mezzo corona ne approfitta per il tap-in di Luisa Dalla Valle, che va a segnare il 2-0. Partenza convincente, Valentina, quella del mezzo corona, che adesso però deve continuare così. Assolutamente sì, partenza convincente, un ottimo recupero di palla da parte di Vegni, purtroppo poi l'azione non è andata a buon fine e successivamente ha recuperato Dalla Valle. E quindi sì, rimanere unite e non perdere mai di vista l'obiettivo. Errore secondo consecutivo di Marrochi, poi in mezzo corona sciupa tutto e qui trova la rete che accorcia le distanze. Col numero 17 ha segnato l'altra italo-argentina, Luciana Fabbricatore. Ce ne sono due nella formazione Stenza, l'altra è Maria Paola Bisentin, mentre Maria Fernanda Marrochi è italo-uruguagia. Qui altro pallone perso dal mezzo corona, riparte in velocità il Ferrara, serve Marrochi, ancora un errore, questa volta però c'è un fallo su di lei, tiro dai 7 metri e soprattutto sospensione per il capitano del mezzo corona italiano, che dovrà accomodarsi per 120 secondi in panchina. Mentre già avventata sul pallone Katia Soglietti per quella che potrebbe rivelarsi la rete del pareggio. Dai 7 metri Soglietti contro Razzica, la intuisce Razzica, la para, attenzione Soglietti, ma Campestrini riesce a sventare il pericolo, quindi si salva il mezzo corona, lo fa con le proprie forze perché Niki Razzica era insuperabile in questa circostanza e ovviamente riesce a far vedere sin da subito il suo valore. Niki Razzica, una sicurezza per coach Giovannini. Campestrini non vede il taglio di Vegni, qui il passaggio poi finisce praticamente nelle mani di Fabbricatore, recupera, attenzione Gislimberti, ha cercato Vegni ma c'è stato un fallo commesso su di lei. Attenzione a Gislimberti, si alza il tiro, però viene deviato dal muro retto dalla difesa rosa e quindi Ferrara in attacco. De Santis, l'appoggio per Soglietti, Soglietti poi decide di far girare il pallone, ancora De Santis, Britos ha chiamato il passaggio a Fabbricatore, poi va al tiro Mariana Tanic e trova un tiro dai 7 metri, questa volta però non si incarica Katia Soglietti della battuta ma Mari Tomova e la intercetta Razzica, la palla però finisce in rete per il 2-2 del Ferrara che agguanta il pareggio. Sono trascorsi solamente 5 minuti, match però effervescente, un orario insolito, un anticipo pomeridiano, c'è una calda temperatura qui in Trentino, il termometro segna 23 gradi all'ombra del monte di mezzo corona, mentre Gislimberti attacca la difesa, su di lei c'è il fallo, fischia tempone.
chiamata Mariana Tanic, perché non rispettava le distanze. Nel frattempo mezzo corona batte questa punizione, si alza anche il braccio del passivo, è già il terzo passaggio. Attenzione a Vegni per Saranovic, Campesini deve andare al tiro, serve Vegni, il tiro finisce alto ma Tanic difendeva in area e si accomoda anche lei in panchina, mentre nel frattempo è rientrata Italiano e mezzo corona che adesso sfrutterà la superiorità numerica. Non ha portato molto bene nello scorso match col Mestrino, praticamente lì la superiorità era tripla e ha dato il via alla rimonta delle Venete. Qui Saranovic firma il 3-2 dai 7 metri, riesce a superare Gabriella Vitale. Adesso Ferrara il giro palla, Vitale che oggi ha l'arduo compito di non far rimpiangere tra pali Dariana Vuklis, portiere serbo-bosniaco classe 95, arrivato proprio nel mese di gennaio. Un gran palmarès quello di Dariana Vuklis, che praticamente ha vinto scudetto e Coppa di Bosnia con la Borac, squadra da cui proviene. E nel frattempo altro tiro dai 7 metri, è il quarto del match in nemmeno 7 minuti di gioco. Ancora Tomova dalla linea dei 7 metri, terzo 7 metri per il Ferrara, secondo realizzato e tre pari. Attacca il mezzo corona, adesso si impeciano le mani le ragazze di Sonia Giovannini per cercare di sfruttare al meglio questa azione. Hanno ancora un minuto di superiorità numerica. Nel frattempo Saranovic trova Vegni, ma su di lei c'è Vitale. Ancora una volta però è falloso l'intervento della difesa su Violetta Vegni. Altro tiro dai 7 metri, l'ottavo. Saranovic, rete. Secondo gol dai 7 metri per Anna Saranovic. Erano 5 in realtà i tiri di rigore assegnati negli 8 minuti, perdonatemi. Nel frattempo rientra Tanic, scontata la sospensione. Si prende la posizione della cabina di regia Mariana Tanic. De Santis sale anche Fabbricatore, l'assist per Tomova, rete fantastica questa di Mari Tomova che trova il 4-4. Mari Tomova giovanissima, nemmeno 20 anni per lei, è stata la miglior realizzatrice nell'Europeo B disputatosi quest'estate a Chieti e vinto dalla nazionale italiana, nazionale in cui militavano due ragazze della mezzo corona, cioè Anna Chiara Campestini e Martina Betta. Nel frattempo trova il vantaggio il Ferrara 5-4 con una fucilata, primo vantaggio per le ospiti, match che entra nel vivo. Attenzione a Gislimberti adesso in posizione di centrare, lo scambio con Dalla Valle, Campestrini per Saranovic, Saranovic poi si ferma, si appoggia su Italiano, ancora Saranovic, palla che sembrava persa, recupera Dalla Valle a Gislimberti, Dalla Valle ancora lei, vede Saranovic libera, il tiro 5 pari. Risponde alla grande Anna Saranovic, 5 pari, gran rete quella del terzino serbo. Tre qui Tomova, prontissimo, botta e risposta 6-5, ma lì la Tomova veramente ha avuto spazio e tempo per decidere dove infilare il pallone. Sempre da Gislimberti riparte la manovra offensiva del mezzo corona. Nel frattempo Campestrini ha cercato Vegni, finta di tiro, poi palleggio, fallo su di lei. Campestrini sale dalla valle, poi il passaggio a Gislimberti, ancora Campestrini, il tiro, rete, 6 pari. De Santis per Soglietti,
Ancora Tomova, questa volta il tiro è un po' un appoggio. Una parabola quasi cestistica la sua. Gislimberti si avventa contro la difesa, serve dalla Valle che ha cercato l'ingresso, poi si accentra Campestrini, Saranovic, rete! On fire oggi Ana Saranovic, 7-6 e ben 5 le reti del terzino rotaliano. Si dispera Gabriella Vitale perché sembrava che da lì la difesa potesse chiudere sul tentativo di Ana Saranovic, che poi invece si è ritrovata tu per tu col giovane portiere ferrarese. Risponde adesso l'Ariosto. Attenzione qui, sfondo di Tanic abbastanza plateale, qui Razzica rischia anche di perdere il pallone, ma ovviamente il gioco era fermo. Si riparte proprio dalle mani di Nichi Razzica con Gislimberti. Campestrini adesso prende tempo il mezzo corona per attaccare, vuol gestire e amministrare questo vantaggio, addirittura incrementarlo, vorrebbe portarsi sull'8-6. Attenzione a Vegni, fermata, si lamenta Violetta Vegni perché l'avversario difendeva in area, mentre si è già ripreso a giocare Campestrini, si accorda con Gislimberti per lo schema da applicare. Ancora Campestrini, si ritorna al centro, Vegni, Campestrini cerca la compagna e va, ha cercato una volante per Gislimberti, non si sono intese perfettamente, ha trovato però un fallo e un cartellino giallo ai danni di Luciana Fabbricatore. Ancora mezzo corona in proiezione, occhio perché adesso si rischia di andare sotto passivo. Gislimberti è il palo a negare la gioia del gol dalla Valle, ancora un palo incredibile, doppio palo nel giro di 5 secondi per il mezzo corona, prima Gislimberti poi dalla Valle. Attacca però nel frattempo il Ferrara, De Santis, il tiro in rete, 7-7. È accaduto di tutto, dal probabile 8-6 al pareggio. Nel frattempo Gislimberti è da sola, poi viene chiusa molto bene da Tomova. Rimane però per terra Tanic, nulla di che, si dispera più che altro per non essere riuscito a recuperare il pallone. Si riscalda nel frattempo in panchina per il Ferrara Angelica Manfredini, vedremo se il suo ingresso sarà immediato. Campestrini, Saranovic, ancora Gislimberti che preferisce affondare su Campestrini. Qui nel frattempo viene creato uno sfondamento a Violetta Vegni, un blocco. Attenzione qui Tomova perde il pallone, riesce a recuperarlo, si affida a Tanic, poi ancora Tomova per De Santis che scarica su Soglietti, allora ricomincia il giro palla del Ferrara. Qui Tomova ha cercato Marrocchi, c'è un fallo però su Maria Fernanda Marrocchi, sorella d'arte, il fratello è il professore Pablo Marrocchi, militato già tra le file dell'Ariosto tra il 2014 e il 2016. È tornata nella passata stagione, ha vestito anche le maglie del Dosso Buono e dell'altra compagine ferrarese, le Stenze. Nel frattempo ancora Ferrara in attacco, Marrocchi vede De Santis per Soglietti, rete del capitano che affida ad un pallonetto morbido il Mut per segnare l'ottava rete delle ospiti, che si riportano in vantaggio 8-7, incredibile. Parziale di 2-1 e Ferrara che praticamente poteva stare sotto di due reti e invece ha trovato anche il vantaggio. Campestrini, Gislimberti, passaggio per Vegni, la palla era stata intercettata da Tomova, Vegni è riuscita a riconquistare la sfera che adesso è nelle mani di Gislimberti che ritorna da Campestrini, passaggio intenso tra le due trentine, nel frattempo riesce Vegni, si affida a Saranovic, si alza il braccio del passivo, Saranovic, deviazione. Corner per il mezzo corona, nel frattempo Campestrini, fermata da Fabbricatore in tandem con Tomova, deve andare al tiro il mezzo corona, Saranovic, rete di Ana Saranovic, 8-8.
un tiro obbligato ma che si infila alle spalle di Vitale. Frattempo subito in attacco il Ferrara, Tanic per De Santi, Soietti, la palla finisce però in fallo laterale. Troppo lungo il passaggio schiacciato di De Santis a Soietti e sfera che ritorna nelle mani delle trentine rotaliane che adesso si riportano in attacco. Altro cambio di interpreti, questa volta Gislimberti si proietta in posizione di ala sinistra mentre Saranovic è il terzino sinistro di riferimento. Palla persa con Dalla Valle che cerca di recuperare su Fabbricatore, rete di Fabbricatore, 9-8 per le ospiti. Altra palla persa ingenuamente Valentina e il mezzo corona purtroppo è un abitué di questi errori un po' clamorosi. Sì, sembra che non riesca a mantenere la concentrazione quando è a un passo dal portarsi in vantaggio, sembra perda completamente la testa. Non è sicuramente una partita facile, hanno di fronte una squadra molto forte, ben organizzata, però sfruttare meglio anche i loro errori non sarebbe male per il mezzo corona. Ferrara che adesso può riportarsi anche sul più 2, 10-8, Martina De Santis ha approfittato dello spazio che si era creato ed è entrata tu per tu con Razzica, non sbaglia Martina, quindi realizza il 10-8. De Santis che ha militato nel Salerno. Attenzione a Girlanda, tiro bloccato senza troppi patemi da Vitale, che serve poi Soietti, Soietti che riparte subito dopo aver subito il fallo, arriva in velocità Tomova che colpisce il palo, si salva il mezzo corona. Frattempo si alternano in difesa Tanic e Manfredini. Girlanda si sistema il mezzo corona, è proprio la Vicentina che chiama lo schema che vedete adesso realizzare dal mezzo corona. Campestrini, serve Vegni, la palla però finisce nelle mani di Manfredini che serve subito in velocità Fabbricatore, contropiede Nicky Razzica, salva le sue compagne di squadra. Altro errore veramente ingenuo e Saranovic adesso Campestrini che poi cercava Italiano ma Italiano era rimasta indietro, fallo su di lei. E mezzo corona che si salva per il rotto della cuffia, ovviamente ci mette la pezza Nicky Razzica, ma mezzo corona deve ritrovare la concentrazione che aveva permesso di rimanere in vantaggio per i primi 15 minuti del match. Poi il guizzo del Ferrara che ha trovato il doppio gap, nel frattempo Campestrini lo spazio, serve Girlanda, entra Girlanda, rete, aveva chiamato il pallone Italiano, Girlanda ha preferito la conclusione, in solitaria realizza la rete del meno 1. Si riaffaccia adesso il mezzo corona. Nel frattempo ferma il tempo. Si riparte De Santis. Stavolta è Tanic a dirigere la manovra. Chiama lo schema, Fabbricatore, dialoga con Vicentin che effettua praticamente il suo ingresso in campo, Manfredini ancora per Vicentin, Tanic, fermata, cartellino giallo per Saranovic che sinora era finita nel tabellino solo per annoverare le reti segnate. Chiamata a Vegni perché non stava rispettando la distanza di 3 metri. Nel tempo Soietti, serve Tanic, ancora Vicentin, Kerper. Vicentin, Soietti che aveva tagliato nel doppio viotto, ritorna in posizione di ala destra, adesso si muove dinamico il Ferrara, Soietti ancora una volta a rete sul secondo palo, lei che è anche contromano, quindi una rete di difficile fattura, un'alta percentuale di difficoltà. Nel frattempo che ve lo dico a fare ancora una volta Ana Saranovic per il 10-11.
però straordinaria, fantastica e meravigliosa rete di Katia Soglietti, che dalla contromano comunque non ha sbagliato e ha riportato sul momentaneo più due il Ferrara, che adesso attacca. Mancano poco meno di 10 minuti alla fine del primo tempo. Tanic, si muove il Ferrara, rete proprio a firma di Maria Paola Visentin. L'ingegnere invece, Maria Paola Visentin, classe 93, ha militato nel Club Moreno e nel San Miguel in patria. Girlanda. Adesso in costruzione il mezzo con una Girlanda, si affida a Campestrini, sempre Saranovic. Saranovic, 12-11 per il Ferrara, accorcia ancora una volta la serba, però subito in attacco il Ferrara, match che è entrato veramente nel vivo ed è veramente molto bello. Attenzione qui al pallonetto di Fabbricatore, che colpisce il palo e ha quasi beffato Razzica. Girlanda. Saranovic ormai si è presa la scena, Ana Saranovic, 1-2-3, 12-12, Ana Saranovic, tre reti consecutive, time out chiamato da coach Britos, che sta cercando di fermare questa valanga chiamata Ana Saranovic, 12 pari. E qui Valentina, lo chiedo a te, se fossi nei panni di Britos, cosa faresti per fermare veramente una vulcanica Ana Saranovic, che praticamente non sta lasciando scampo a Gabriella Vitale? Che cosa faresti invece per incrementare l'efficienza offensiva di un Ferrara che, per carità, sta giocando molto bene, adesso gioca molto in velocità, però sembra quasi non approfittare degli errori che comunque sta commettendo in attacco il mezzo corona? Allora, se io fossi lì non sarei qui con te prima di tutto, questa è già una cosa, e non sarei in difficoltà nel rispondere a queste domande. No, sicuramente sono, cioè, questa Saranovic on fire questa sera, come l'hai definita tu, è veramente bellissima da vedere, però dall'altra parte c'è un capitano che si sa difendere, che sa difendere bene la sua squadra, una Tomova che ha saputo dire la sua finché era in partita, adesso sta rientrando, e quindi la partita è ancora lunga e sarà molto molto bella. Si affida allora proprio a Mari Tomova, proviene dal Beki Gabrovo, lei bulgara, nazionale, un punto fermo della nazionale under 19, prospettiva seniores per Mari Tomova, che non sta sfigurando. Prima dell'inizio di questo match aveva realizzato 121 reti ed è il miglior realizzatore per il Ferrara. 102 per Saranovic, che a quanto pare oggi è decisa a varcare la soglia dei 120. Veramente incredibile il potenziale di queste due atlete. Tomova serve perfettamente Marrocchi, rete. A Campestrini, rete anche per Anna Chiara Campestrini, 13 pari. Quanta effervescenza oggi qui al Palafornai, se ne accorge anche il pubblico, che esulta veramente in maniera verace a questa rete. Si infiamma l'atmosfera del 40-20 Trentino. Nel frattempo il Ferrara attacca, qui il passaggio di Tanic per Visentin, che poi riesce a appoggiare, allora si riparte da Soglietti, Tomova, c'è Visentin, Fabbricatore, Reale, attenzione ancora, mamma mia qui cosa ha fatto Niki Razzica, però ottimo anche. Nel frattempo il direttore di gara discute con Girlanda, che deve accomodarsi in panchina. Ottimo, diciamo, l'intento di Marrocchi, che si è girata, ha cercato di dare a rete, ha trovato però un fallo e un tiro dei 7 metri di cui si occupa Tomova. Questa volta però non c'è Razzica, ma Petron, che riesce a indurre in errore Tomova, che poi però
sul tapin riesce a infilare la 14esima rete. Ferrara allora che si riporta sul più uno, mancano 7 minuti. È ancora lungo il primo tempo, ancora lungo anche il match in realtà. Però ottimi segnali da parte soprattutto del mezzo corona, che non si sta facendo intimorire dal Ferrara, che praticamente nella scorsa giornata ha asfaltato la diretta concorrente della squadra trentina, il Malo. 36-22 è finita al Palaboschetto. Ferrara che poi settimana prossima sarà ospite dell'Erice, un altro scontro diretto. Campestrini, Gislimberti, sempre Saranovic, serve Italiano che poi cincischia e perde il pallone. C'era stato però un intervento, una pressione di Chiara Ferrara. Tanic, Tomova qui trova un'autostrada e realizza il 15-13. Tomova praticamente aveva tutto lo spazio per entrare, ne ha approfittato, trova il più 2. Mezzo corona che ha abbassato la guardia dopo praticamente il time out chiamato dalle ospiti, un controparziale di 3-1. E ancora un attacco, un possesso perso per il mezzo corona. Nel frattempo però avevamo accennato alla diretta concorrente del Ferrara, ossia l'Erice, che ha vinto 28-27 contro il Mestrino. Qui parata di Razzica su Chiara Ferrara. Entra anche Rica Terrana e va a piazzarsi sulla linea dei 6 metri. Girlanda. Sempre Girlanda per Saranovic. Campestrini. Saranovic, su di lei c'è Manfredini. Poi si ferma il gioco per la trattenuta di Visentin su Terrana. C'è una sospensione proprio per l'Italo-Argentina, che ha il 23 sulle spalle e si accomoda in panchina. Di conseguenza si abbassa anche il braccio che indicava il passivo, quindi in mezzo con adesso può attaccare con calma, cercare il pertugio. Girlanda su di lei, Vitale con la mano, però c'è una situazione favorevole adesso per il mezzo corona, perché c'è una doppia superiorità, c'è una sospensione inflitta anche a Manfredini, quindi adesso mezzo corona veramente ha un'occasione ghiottissima con Saranovic dai 7 metri che insacca Vitale e trova il meno 1. E poi, perché il Ferrara attaccherà con solo 4 effettivi, vediamo se c'è un extra player. No, e no, invece non adotta la soluzione dell'extra player Britos, quindi Tanic cerca di allargare il gioco per il passaggio a De Santis, che dal versante destro si è spostata praticamente a sinistra. Qui Tomova in difficoltà, De Santis va al tiro, la palla però sfila al lato, situazione però molto pericolosa per il mezzo corona. Incredibile però come sia stato concesso spazio a De Santis. Campestrini, spinta, e attenzione perché c'è un'altra sospensione per Mari Tomova, e rischia adesso il Ferrara. Rischia adesso il Ferrara perché rimane con 4 effettivi in campo, e se prima del rientro in campo della prima sospesa, che è Maria Paola Visentin, dovesse esserci un'altra sospensione, del match si concluderebbe su 5-0 per il mezzogiorno, mentre Saranovic realizza la rete del pareggio. 180 secondi ancora per questo primo tempo, che veramente ci sta regalando tante emozioni. Qui Soietti, fallo su di lei commesso dalla Valle,
Saranovic ha cercato di rialzare il capitano Estense, che mi ha intimato di stare ferma praticamente. E attenzione, adesso critica la situazione per il Ferrara, manca ancora qualche decina di secondi prima del ritorno in campo di Vicentin De Santis, è costretta a ripiegare su Tanic, difende con le unghie e con i denti il mezzo corona, praticamente i difensori sono il doppio degli attaccanti, rientra in campo Vicentin in questo momento, però c'è stata già la conclusione, mezzo corona che rimane in difesa perché la deviazione di Razzica finisce al lato, Ferrara che recupera un effettivo, adesso c'è Fabbricatore, qui il tentativo di anticipo di Gislimberti che non va a buon fine, rientra anche Vicentin. Vicentin attacca su Campestrini, fallo. E qui stavolta tentativo molto fallace quello di Maria Paola Vicentin, la palla finisce abbondantemente sopra la traversa della porta difesa da Niki Razzica e mezzo corona che 4-4, occhio al rientro di Marrochi che poteva beffare Saranovic che non aveva visto l'avversaria che stava prendendo posizione di rientro in campo. Campestrini, dicevamo, mezzo corona che potrebbe rimettere la testa avanti, occhio a Girlanda per Dalla Valle cerca il cambio di direzione, poi l'ingresso viene fermata molto bene da Katia Soglietti, intramontabile Katia Soglietti, una vita dedicata alla pallamano. Girlanda, ancora Girlanda, il tiro, rete di Girlanda però non valida perché era sotto passi, quindi è stato chiamato il fallo commesso ai suoi danni. Campestrini non riesce ad arpionare bene il pallone, poi ottima la presa e ancora Anna Saranovic a dettare il ritmo di questo match. 16-15, mancano 30 secondi con il Ferrara in attacco e il primo tempo che volge al termine. Attaccano allora le Estense, attenzione De Santis, fermata da Campestrini, 15 secondi. Tanic, si gira Marrochi, il palloletto fermato da Razzica, volge al termine il primo tempo col mezzola che attacca, attenzione a Gislimberti, rete, 17-15, volge al termine il primo tempo, noi andiamo a gustarci un bel liquore alla liquirizia consigliatomi dalla mia amica Leonora e anzi lasceremo un bicchierino anche al mio amico Emma che mi ha fatto un favore grandissimo e mi ha permesso oggi di essere qui al tuo fianco, Vale, per commentare questo match spumeggiante in diretta esclusiva su Eleven Sports. 17-15 all'intervallo, vi aspettiamo tra 10 minuti.
Si carica il mezzo corona mentre il Ferrara è già schierato in campo. Amiche e amici di Eleven Sports, ben ritrovati ancora una volta al Palafornai di mezzo corona per il secondo tempo di questo match avvincente. Era buono il liquore? Molto buono, devo dire la verità, Valentina, e speriamo che ci dia la giusta carica e speriamo di assistere a un match che veramente ci lasci col fiato sospeso fino all'ultimo secondo, come già accaduto nel primo tempo, dove Gislimberti praticamente sul filo della sirena ha realizzato il più 2 che è valso il 17-15 con cui le squadre sono tornate negli spogliatoi. Umori differenti, molto più concentrato il Ferrara che ovviamente vuole ribaltare il risultato, mentre è carico di energia e speranze il mezzo corona che vuol tornare a sorridere, perché praticamente la vittoria manca ormai dal mese di dicembre, con i due punti arrivati proprio qui al Palafornai nella vittoria su Leno. Qui il passaggio altissimo di Saranovic, riesce Gislimberti, poi con messi passi secondo il direttore di gara Ali Ismail. Attenzione a Tomova che giostra la manovra di questo Ferrara. Primo pallone della ripresa per le rosa nero. Attenzione a Katia Soglietti che ancora una volta trova il pertugio da un angolo ridotto e anche la rete del meno 1, 17-16, che carica gli estensi. Saranovic, Girlanda, cauto il mezzo corona, sale dalla valle in supporto a Campestrini per Saranovic, sempre Gislimberti, Saranovic, la finta, poi Campestrini che sfida la difesa, Selve Gislimberti, e poi Gislimberti a rispondere a Soglietti per il 18-16, che vale anche la superiorità numerica perché Tanic va a beccarsi la seconda sospensione dell'incontro. Vantaggio numerico e soprattutto a livello di risultato per il mezzo corona. Chiamato adesso però a difendersi Gislimberti su Tomova, la pressione adesso di Terrana sulla praticamente compagna di reparto Marrocchi, adesso schierata nella posizione di terzino destro. Lei nasce pivot, attenzione qui il cambio di direzione perfetto di Maria Fernanda Marrocchi, se non fosse per il numero eccessivo di passi commessi qui Campestrini, serve Terrana, Terrana si gira, trova il fallo. Qui Marrocchi si lamenta col direttore di gara che poi ferma il gioco perché sembra che sia bagnato il campo di gioco. Addirittura sembrava quasi che il girl floor del Palafornai si fosse spiegazzato, invece era semplicemente umidità presente sul terreno di gioco. Terrana cinge già il pallone, riparte allora il mezzo corona con Girlanda, Saranovic, Gislimberti, Girlanda prova a entrare, palla che finisce praticamente sul petto di Vitale che deve solamente rimanere ferma, però Emma Girlanda fa qualcosa di più, trova il tiro dei 7 metri. Saranovic decide di cedere il pallone a Gislimberti e fa bene perché Gislimberti realizza il 19-16. Forse qui Valentina, dopo aver realizzato 13 reti nel solo primo tempo, Saranovic aveva paura che Vitale potesse intercettare la traiettoria. Sì, vabbè, è giusto, quando una giocatrice non si sente sicura è giusto comunque delegare a una compagna che magari è un po' più fresca, comunque appunto anche per depistare il portiere che in questo caso poteva intercettare il tiro. Attenzione qui a Tomova che poteva entrare, c'era lo spazio, poi 2 minuti di sospensione a Emma Girlanda,
fallo del 44 sul 44 per i più attenti. Però quello rotaliano deve accomodarsi in panchina per due minuti. Mentre Ferrara ritrova l'equilibrio, perché è entrata praticamente Visentin al posto di Tanic. Qui attenzione, forse due minuti per Terrana, che va prima a sincerarsi delle condizioni di Maritomova. Si ferma il gioco, nessun provvedimento per Maritomova, che però sembra perdere sangue dal labbro, e quindi si va a sincerare Idamu delle condizioni del terzino bulgaro, che può riprendere posizione. Quindi si riparte col Ferrara, che cerca di districare la difesa bianco-blu, lo fa con un tiro di Maritomova che infila Niki Razzica, 19-17. Adesso Campestrini, difesa uomo della Ferrara, c'è Tanic su Saranovic, qui Gislimberti poteva entrare, la rete di Aurora Gislimberti, una rete che dà ampio respiro, Valentina, al mezzo corona, perché innanzitutto è la 20ª marcatura del match, più 3, e una donna in più in campo nel momento in cui la Tanic era andata a difendere proprio a uomo, su Saranovic, e quindi praticamente costringe adesso il Ferrara a difendersi piatto sopra la linea dei 6 metri, e soprattutto il mezzo corona ha maggiore calma, maggiore possibilità di difendersi meglio, perché anzi no, ha adottato l'extra player, in questo caso Britos. E Valentina, dicevamo, ampio respiro adesso per il mezz'ora, nel momento forse più difficile della partita. Sì, un respiro che non deve essere prendere sotto gamba la situazione, perché comunque sì, sono tre i gol di vantaggio, due, però comunque è proprio in questo momento che bisogna stare attenti, non abbassare la guardia. 20-18, una rete in pallonetto, la palombella di Fabbricatore in sacca ancora una volta Razzica, e mezzocorona ha chiamato a rispondere, come diceva Valentina, non deve abbassare la guardia mezzocorona, non ci devono essere cali di tensione e di concentrazione, perché è abituata praticamente alla formazione di Giovannini. Qui in questo caso commette sfondamento Gislimberti, poi cerca di anticipare Tomova, attenzione a De Santis, il tiro però è troppo strozzato, era troppo defilata, e finisce tra le braccia di Niki Razzica, che culla il pallone facendolo suo. E attenzione adesso però a Campestrini, che ritrova la sua compagna Emma Girlanda, che si riprende la regia delle trentine, mentre Girlanda, Saranovic qui le sfugge il pallone, lo recupera Gislimberti miracolosamente, perché la palla era praticamente sulla linea, c'era Tanic che faceva pressione. Girlanda, Saranovic, secondo errore consecutivo per Saranovic, l'aveva praticamente predetto Valentina, che il mezzo corona non dovesse fare errori grossolani, ne ha fatti praticamente tre di fila, prima in difesa e poi, anzi quattro considerando anche lo sfondamento di Gislimberti, tre in attacco. Perciò adesso Ferrara che attacca addirittura per il meno uno, ancora extra player per le Estensi con Tanic, Fabbricatore, Taglio si piazza doppio pivot, Tanic, Tomova si accentra per De Santis, De Santis cerca Tanic, poi scarica sul Fabbricatore, viene colpita Razzica, che però fa cenno di star bene, intervento provvidenziale quello di Niki Razzica, che salva il risultato, mentre Italiano prende il posto di Saranovic, Saranovic si accomoda in panchino, viene praticamente preso il suo posto da Gislimberti, e Italiano scala nella posizione di ala destra. Italiano
proprio adesso con la sfera tra le mani. Girlanda, attenzione Girlanda, sfida la difesa qui. Gislimberti non riesce a pianare bene il pallone, forse era stato toccato con un piede, ma attenzione il contropiede di Tanic perché si insacca anche questo. 20-19 da più 3 a praticamente una sola rete di margine. Infatti Sonia Giovannini praticamente chiama il timeout perché vuol parlarne di quel che è successo negli ultimi minuti. Non le sta bene questo atteggiamento, questo mood adottato dal mezzo corona che l'ha portata a dissipare due reti di vantaggio. Siamo solamente all'ottavo minuto della ripresa, ma il mezzo corona aveva fatto praticamente ha disfatto quel che aveva prodotto e il match è ancora lungo, più di 22 minuti da disputare. Vritos nel frattempo sembra parlare della fase difensiva, mentre adesso era passato la proiezione offensiva e ha praticamente chiesto alle sue ragazze di attaccare i centrali in difesa, quindi probabilmente Tomova continuerà ad accentrarsi perché da lì, dalle sue ispirazioni Valentina, sono arrivate poi le reti della Riosto Ferrara e quindi i maggiori pericoli. Sì, è una giocatrice fortissima e molto veloce, molto, molto intuitiva, sa leggere bene le situazioni, quindi attenzione alla 44 perché ne vedremo delle belle. E Girlanda per Campestrini, serve Terrana, Terrana si gira, fallo scommesso su di lei, tiro dai 7 metri. Si lamenta la Tomova, ma praticamente Martina De Santis difendeva quasi sulla linea dei 4 metri. Giusto il tiro dai 7 metri, ancora una volta Gislimberti che prima aveva insaccato Vitale, vediamo se riuscirà a segnare anche questa volta. Lo fa scegliendo lo stesso angolo, tra l'altro 21-19, mezzo corona che ritrova il più 2, ma dovrà difendersi adesso dalle angherie, sportivamente parlando, dell'Ariosto Ferrara. Saranovic consiglia Gislimberti, che adesso deve occuparsi di una pratica molto scomoda, anzi no, perché Marrocchi taglia e attenzione qui a De Santis che attacca, tiro dai 7 metri. Si lamenta Sonia Giovannini col direttore di gara perché Martina De Santis era entrata forse con la spalla. Sì, fallo discutibile, diciamo così, non è d'accordo il coach Giovannini che va su e giù nella sua parte di campo abbastanza irritata. Tomova, ancora Pedron. Pedron l'aveva quasi intuita, la palla però finisce in rete, 21-20. È ancora vivo il Ferrara. Il mezzo corona invece sembra essersi un po' assopito e deve recuperare lo smalto che l'aveva caratterizzata praticamente per i primi 35 minuti di gioco. Dalla Valle, attenzione a Girlanda che comunque prova la conclusione, viene commesso fallo su di lei. Voleva qualcosa di più il pubblico di casa. Si ripartirà però dai 9 metri con Terrana che batte, attenzione a Girlanda, ancora lei prova la conclusione ancora una volta e trova il 22-20. Soietti riparte però subito velocissimo il Ferrara, Tomova, 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 serve Tanic, Tanic poi cercava Marrocchi, qui si ingarboia Fabbricatore. Tanic, De Santis, Soietti, ritorna a Tanic il pallone, Fabbricatore che fa supporto su Tanic, Tomova, un missile quello di Pari Tomova, 22-21. Match che adesso è incandescente a elastico punto a punto, ma mancano ancora 20 minuti qui. Gislimberti non riesce a bloccare l'assist di Girlanda, forzatino questo assist, pallone che torna nelle mani allora delle ospiti che adesso devono fare
assolutamente di tutto per trovare il pareggio che sembrava distante e che invece con un controparziale di 4-2 lì a un passo e lo trovano proprio adesso con Maria Fernanda Marrocchi. 22-22, tutto da rifare, 0-0, 19 minuti e 30 secondi, sono tanti e quindi noi speriamo di goderci un spettacolo emozionante qui sulle frequenze in esclusiva di Eleven Sports, Serie A Beretta maschile e femminile. Le potete vedere solamente collegandovi all'app da smartphone o dal vostro smart TV o comodamente dal PC sul sito www.elevensports.com. Girlanda, vede Gislimberti, poi Gislimberti prova il passaggio lungo che finisce nelle mani di Katia Soglietti. Adesso il Ferrara all'occasione in contropiede con Fabbricatore per realizzare il 23-22 del vantaggio. Invece Fabbricatore, una torsione, non riesce a girarsi bene e a trovare la porta. Attenzione adesso al mezzo corona che può riportarsi in vantaggio. Invece fase molto concitata, errori da ambo le parti. Qui Terrana trova praticamente nell'errore un assist involontario a Emma Girlanda che realizza il 23-22, sale in cattedra al centrale vicentino nazionale juniores e anche signores, visto che Valentina è stata convocata anche per uno stage con la nazionale maggiore. Qui però subito pronto il pareggio del Ferrara. Di certo non ci annoiamo oggi, Vale. No, assolutamente. 44 verso 44. Che 44 vincerà? Lo vedremo nel corso di questa ripresa. 23-23 e mezzo corona che attacca con Campestrini. Saranovic! In effetti mancava da un bel po' sul tabellino dei marcatori e quindi ha deciso di riscrivere il numero 13, Ana Saranovic, di cui ormai abbiamo perso onestamente il conteggio delle reti. Tanic, Fabbricatore, subito Soglietti per Tanic, chiama il pallone e Tomova, poi Tanic praticamente ha trovato il varco e fa 24 pari. Occhio perché ci sono 2 minuti di sospensione per Enrica Terrana. Si riprende allora adesso ancora sul pareggio le due squadre, 24 pari però. Campestrini, lo scambio con Girlanda, il taglio di Gislimberti, verso Corona che attacca con una donna in meno. Gislimberti era stata spinta sulla linea di segnale, occhio qui però l'anticipo di Tomova che parte tutta sola in contropiede contro Niki Razzica. Tomova trova la rete del vantaggio 25-24. Subito allora si ribalta il fronte con mezzo in attacco, taglio di Dalla Valle che si piazza tra Marrocchi e Fabbricatore mentre Girlanda sembra che volesse andarla a cercare, poi ha fatto affidamento su Saranovic che era lì dietro, ma c'era Fabbricatore a frapporsi tra le due bianco-blu. Adesso Campestrini si appoggia su Dalla Valle per Girlanda che vede Saranovic, poi cerca la conclusione solitaria, smarrisce il pallone Ferrara che può portarsi addirittura sul più 2. Qui commette passi De Santis che cercava la Tomova, su di lei però c'era Gislimberti che la copriva e quindi qualche passo in più per Martina De Santis, occasione sciupata anche per il Ferrara che aveva praticamente l'occasione per ammazzare il match e invece si ritrova a difendere. Qui Girlanda che ancora una volta cincisca, questa volta Fabbricatore non commette errori, trova il 26-24, si riscalda nel frattempo Martina Betta, nel frattempo
Giovannini chiama il cambio a Girlanda, che è apparsa un po' spaesata Valentina, perché dopo aver rimesso in carreggiata il mezzo corona e averlo riportato anche in vantaggio, ha commesso due errori consecutivi abbastanza importanti, e quindi magari Giovannini vuol pararci su e vuol darle anche un po' di riposo. Sì, peccato, perché fra l'altro Saranovic non era più marcata uomo, quindi potevano ricostruire di nuovo una bella azione. Probabilmente iniziano a essere molto stanche. Per fortuna che Campestrini è tornata in partita alla grande. Anna Chiara Campestrini col numero 82 sulle spalle. E andiamo ad annotare il 25-26. Tanic, fabbricatore che dà indicazioni a Tomova. Tanic, sempre Tomova. Tomova con agilità tra Gislimberti e Dalla Valle, e poi tiro dai 7 metri, sempre Marito Mova sulla linea, prende posizione, carica il tiro e gol. 27-25 per Ferrara, poco meno di 14 minuti. Occhio a Betta, Campestrini per Dalla Valle, che era lì dietro, posizione un po' più defilata. Campestrini, il tiro è vitale per Fabbricatore. Ferrara adesso che può trovare anche il più 3, e match che ricorda in gran parte quello di sabato scorso col Messino, perché siamo praticamente a metà ripresa e le ospiti, dopo aver ribaltato lo svantaggio, potrebbero riportarsi sul più 3. Da lì poi il Mestrino ha praticamente avviato un break imponente con cui ha vinto il match 28-19. Vediamo se il mezzo corona riuscirà ad invertire il trend. Non deve assolutamente perdere le speranze, non lo ha fatto nel corso di questi 47 minuti, e diverse volte ha ribaltato il parziale, quindi deve continuare anche per lo spettacolo che vi state godendo in diretta mentre si gira De Santis e trova il 28-25. Adesso non devi commettere però l'errore di essere troppo frettoloso nel mezzo corona. Qui si gira Vegni, forse c'era una difesa in aria. Attacca il mezzo, Dalla Valle si è riposizionata come centrale, prende palla da Saranovic, poi la serve Saranovic, salta però vitale Gislimberti, poi aveva cercato il recupero, riesce con un guizzo finale vitale a togliere il pallone dalle mani, dalle grinfie di Aurora Gislimberti. Tanic si fa dura adesso per il mezzo corona, perché Ferrara attacca addirittura per il più 4. Occhio al 29-25. Saranovic per Martina Betta. Martina Betta, serve Vegni, pallone però riconquistato dalla difesa del Ferrara. Gislimberti chiede grinta alle proprie compagne di squadra, non molla la presa, ancora lunga, in effetti mancano 11 minuti e 5 secondi al termine della gara, però il Ferrara ha messo dalla sua l'inerzia dell'incontro, e quindi occhio perché potrebbe portarsi anche sul più 5. Qui poi Tanic non deve far altro che imbucarsi per trovare il 30-25. Mezzo corona sembra invece aver tirato i remi in barca. Peccato, perché mezzo corona praticamente aveva condotto per larghi tratti del match, e invece adesso si ritrova a subire un gap anche abbastanza pesante per quel che si è visto oggi in campo. Saranovic però decide di metterci una pezza. 26-30. Adesso deve diventare più ermetica la difesa delle bianco-blu. Sonia Giovannini è lì che osserva con le mani sui fianchi la
posizione della sua difesa. Tanic, occhio a De Santis, lo spazio per Tomova che da lì è infallibile, trova il 31-26. Estensi che stanno praticamente eseguendo alla lettera i dettami di coach Britos, che aveva chiesto di spostarsi sulla parte centrale per andare a concludere. E Ferrara che adesso, attenzione qui, poi in mezzo corona perde una palla incredibile con Dalla Valle che ha provato a seguire da Campestrini. Tomova davanti al 32-26, e ancora un time out da parte del mezzo corona. Molto male negli ultimi 10 minuti il mezzo corona, Vale. Sì, dovremmo chiedere di accorciare i tempi, fare una partita di 45 minuti forse. No, perde la testa il mezzo corona. Quando sembra poter andare avanti c'è qualcosa che non funziona. Non capisco ancora cosa, se sia mancanza di concentrazione, fatica, non capisco. Un parziale del Ferrara praticamente di 15-6, perché il mezzo corona conduceva 20-17 fino a qualche giro di lancette fa, e poi il blocco praticamente mentale che sembra però ripercuotersi su questo mezzo corona in ogni match. Incredibile, Valentina. Sì, sembra una partita già vista, un déjà vu di sabato scorso. Non so, meriterebbero una svolta, però c'è sempre questo punto che non capiamo, non capiscono come fare per uscire da questo tunnel che si crea dopo i primi 10 minuti del secondo tempo. Vedremo se arriverà la reazione del mezzo corona. 571 secondi al triplice fischio dei direttori di gara, che ricordiamo sono Idamu e Tempone. Si parte adesso. Betta, passaggio per Campestrini, sembra però veramente demoralizzato il mezzo corona. Chiama lo schema Dalla Valle, sempre Dalla Valle per Saranovic che imbecca Campestrini, vede Vegni si gira, trova la parata di Vitale, ma anche un tiro da 7 metri. Gisrimberti, il pallonetto e il fiato sospeso, ma arriva la rete del 27-32, quasi ad esorcizzare anche un po' questo trend negativo del mezzo corona. Arriva il pallonetto di Gisrimberti. Nel frattempo riprende posto tra i pali Vitale. Chiama la carica capitano italiano. Difende adesso il mezzo corona, recupera il pallone qui praticamente Saranovic, serve Gisrimberti, tutta sola, rete, 28-32. E si genera entusiasmo da questo 1-2 di Gisrimberti che riporta il mezzo sul meno 4, riaccende le speranze, riapre il match. Ma adesso il mezzo corona, oltre ad attaccare, deve anche difendere. Tanic per Marrocchi, Tomova si accentra ancora, De Santis cerca sempre Tanic, lo scarico sul fabbricatore per Tanic, Zoglietti che aveva tagliato ritorna nella posizione della testa, De Santis in difficoltà però trova Tomova che le dà una mano, Tanic cerca Marrocchi, poi il passaggio delizioso, Marrocchi arpiona il pallone e lo infila alle spalle di Niki Razzica, 33-28 qui Dalla Valle in velocità, ci pensa un po' troppo. E il suo corpo si muove più velocemente del suo pensiero. Possesso sciupato e mezzo corona che può ritornare sul più 6. Ferrara, perdonatevi. Tanic.
Rete di Tanic, 34-28. Dalla Valle c'è Betta libera, non la guarda nessuno, però si lamenta l'ala rotaliana a tutte le ragioni di questo mondo, perché praticamente era da sola. Soglietti era in ritardo nel rientro in difesa, e Mezzocorona che rimane comunque in attacco. Poca visione da parte di questo Mezzocorona, che adesso appare anche stanco. Saranovic non punge più come nel primo tempo. Ana Saranovic, Soglietti adesso deve solamente amministrare l'Ariosto Ferrara. Il vantaggio è più che eloquente, 34-28, 6 reti di margine. Quindi quando mancano poco più di 6 minuti, attenzione a Razzica, i due punti si incamerano sulla via dell'Emilia. Attenzione qui alla giocata, che però poi termina male. Ferrara recupera, Mezzocorona che non approfitta assolutamente gli errori commessi dalla squadra estense, errori che per carità potrebbero riaccendere una luce, ma una luce un po' fievole, perché ormai manca pochissimo e, come abbiamo detto, il break da recuperare di ben 6 reti. E qui Soglietti cerca il fallo, attenzione al contropiede che parte, Gislimberti è troppo defilata, comunque non è un problema perché insacca al 29-34. Si accorge del momento di difficoltà il pubblico mezzocoronese, che ci crede ancora. Questi ultimi 5 minuti pretende la frangia bianco-blu di recuperare lo scarto. Vediamo se Mezzocorona saprà accontentare i propri tifosi. Qui 35-29. Vegni, Campestrini, vede Gislimberti, ma prende praticamente il ginocchio di Fabbricatore. Si continua però a giocare. Campestrini. Campestrini, c'era Saranovic che si avventava alle sue spalle come se volesse ricevere il pallone per andare al tiro. Vegni, ancora Campestrini per Vegni. Gislimberti, Verones, subentrata Campestrini, 30-35. Attenzione al Ferrara, che ormai gioca con tutta la calma di questo mondo. Fa bene, perché ovviamente deve solamente aspettare che passino questi ultimi 3 minuti e mezzo. Lo fa con una rete di Martina De Santis, addirittura, che ristabilisce il più 6. Dicevo, deve solo aspettare il triplice fischio per festeggiare 2 punti fondamentali nella corsa alla salvezza diretta. Risponde soprattutto l'Ariosto Ferrara alla vittoria pesantissima dell'Erice, 28-27, che praticamente dà respiro anche alle siciliane, le porta praticamente a più 4 sulla Padova, che occupa l'ottava posizione, che è quella che praticamente garantisce il miglior posizionamento nella griglia playout. Tanic para con la gamba Niki Razzica. Adesso le rotaliane dirigeranno il loro sguardo soprattutto su Malo Leno, che ricordo potete seguire sempre qui in esclusiva su Eleven Sports alle ore 18, che al Pala dell'Edda andrà in scena praticamente l'incontro tra la decima e l'ultima della classe. Malo con una vittoria abbandonerebbe l'ultimo posto in classifica,
e si porterebbe a più due sulla mezzo corona. Mezzo corona che poi sabato prossimo si recherà proprio a Leno. Match importantissimo questo per il mezzo corona. Attenzione a Gislimberti, ancora lei dai 7 metri, questa volta parata di Vitale, poi Gislimberti recupera il pallone, cerca un pallonetto, questa volta non le riesce, la palla finisce alta sulla traversa. 120 secondi ancora, poi potremo dichiarare conclusa la contesa tra pallamano mezzo corona, Riosto Ferrara. Effettua l'ingresso in campo anche Martina Lobbiondo, che con la sua maglia numero 14 va a occupare il ruolo di ala sinistra. Tomova, se è proprio Lobbiondo. Tanic 32-36. 32-37, perdonatemi. Qui Saranovic compie un passo in più. C'è un errore però nel punteggio che è di 31-37. Il tabellone del Palafornai indica il risultato sbagliato. Sembra accorgersene adesso il tavolo. Dice no, aspetterà che il mezzo corona segni la 32esima rete, sempre che questo avvenga, perché mancano 50 secondi e il Ferrara attacca. Ovviamente questo sarà l'ultimo possesso delle ragazze di Britos. È stato praticamente un taglio in area. E quindi palla per il mezzo corona. Saranovic, serve Betta. Betta va al tiro. Pallonetto. 32-37 adesso. Martina Betta finalmente servita. C'è però ancora un errore del tavolo che segna la 33esima rete. Secondi col Ferrara che gestisce l'ultimo pallone e può poi esultare per una vittoria in trasferta pesantissima. 10 secondi, gira adesso Tomova per Tanic, e manca 2 secondi, De Santis dovrebbe andare al tiro, serve Tanic, poi finisce il tempo a disposizione e quindi il cronometrista deve anche richiamare il tavolo, deve richiamare i direttori di gara che pensavano ci fosse ancora altro tempo. Si abbracciano le avversarie, è il Ferrara che esulta però per i 2 punti conquistati qui al Palafornai. Noi vi diamo appuntamento allora al 9 aprile per il prossimo match casalingo del mezzo corona, mentre vi diamo appuntamento a sabato per Leno, mezzo corona ed Erice Ferrara. Qui è tutto, ti lascio un commento, una fotografia finale, Valentina. Vado a bermelo io, questo riguarda la liquirizia, vado a bermelo io per affondare tutti i dispiaceri. No, mi dispiace per le ragazze, perché sicuramente il Ferrara è una squadra fortissima, complimenti al Ferrara. Si meriterebbero un premio, si meriterebbe un premio anche il mezzo corona, quindi insomma c'è da lavorare di più sicuramente. Da mezzo corona è tutto, noi vi auguriamo una buona serata e una buona palla a mano. Arrivederci.